Good afternoon to everybody. I am Daniela Toccafondi, and with a little emotion, I give all of you my personal greetings and those of the mayor of Prato, Mr. Matteo Biffoni. Don't be afraid, I would like to speak in Italian, but only a short introduction to this seminar. I'm so happy to see that the result of a long work of organizing from the other side of the barricades now. And I know that this seminar will give us some perspective for the future of our area. Alcune nuove prospettive per il futuro della nostra area. Trovo sia fondamentalmente importante concentrarsi su quattro aspetti fondamentali della nostra area. La nostra è un'area particolare ed è particolare perché ha vissuto negli anni 50 un particolare modello di sviluppo. Noi abbiamo moltissime imprese specializzate. In pochi anni quest'area è diventata grande, con tante imprese e tanta capacità di innovare. Siamo un modello riconosciuto e lo siamo da tempo anche per altri distretti industriali. Questa è la nostra prima particolarità. La seconda particolarità su cui mi vorrei soffermare è il fatto che questa è una città, direi, accogliente, comunque invitante, che ha accolto qui persone prima da tutte le parti d'Italia e poi dall'estero. Non ci sono stati veri problemi di integrazione o di scambio culturale, anche se oggi, proprio oggi, sui giornali leggiamo di episodi non piacevoli. Però, ecco, dobbiamo leggerli con questa logica, che sono episodi, perché la realtà è riuscita invece a far coabitare in quest'area situazioni diverse, diversificate, molto complesse, ma senza problemi veri. E comunque c'è la possibilità anche di affrontare gli unici problemi che abbiamo con una maniera di condivisione, per cui inizieremo dei percorsi condivisi di soluzione di questi problemi. La terza caratteristica di quest'area è la particolarità del luogo, l'offerta del luogo. Prato in Toscana è un territorio particolare che offre molto dal punto di vista naturale e dell'ambiente, dove anche la manifattura, purché grande, si è sviluppata nel rispetto dell'ambiente, con rispetto dell'ecosistema e con processi produttivi in grado di poter essere all'avanguardia per l'ecosostenibilità. Ed infine un quarto elemento di caratterizzazione, la gente. La gente che vive e opera a Prato. I pratesi sono persone abituate a realizzare i pensieri e le opportunità. In poco tempo a Prato è possibile realizzare un progetto, un'idea, un tessuto, qualsiasi cosa, una pièce teatrale. I pratesi si rimboccano le maniche, si dice in italiano, cioè sono abituati ad affrontare i problemi, non lasciarli, ma ad affrontarli con impegno e con tutta la possibilità cercare di risolverli. Quindi i pratesi, il loro know-how, le loro competenze sono un altro elemento distintivo molto forte. Con queste quattro particolarità, almeno sono quelle che io vedo nella nostra area, siamo pronti ad affrontare anche nuove sfide per il futuro, perché sappiamo che la nostra manifattura è sempre molto forte, ha avuto grandi difficoltà. A volte si è sentita lontano dall'Europa, perché l'Europa non ha privilegiato il tessile fra i settori produttivi nel manifatturiero, ma gli imprenditori, gli operatori, i lavoratori di Prato sono persone che non si sono rassegnati di fronte alle difficoltà e le hanno affrontate con impegno. Con questa caratteristica io credo che stasera tutti insieme
potremo definire nuove strade di sviluppo per un'area così nobile, complessa, un'area così impegnata nel sociale e nel produttivo, e potremo veramente individuare delle grandi prospettive, perché io sono e resto una persona ottimista per il futuro di quest'area, fin tanto che saremo in quest'area, in Toscana, con questa gente, le persone che operano, vivono e lavorano a Prato, e finché avremo una struttura così forte di know-how nella nostra manifattura e una presenza forte di persone che vengono da tutto il mondo. Buon lavoro e arrivederci.